giocare, terzo quarto, 39 Kosovo Alpino. Dopo la pausa pubblicitaria, riposo lungo, 39 Kosovo Alpino, 43 Bassano. Coach, o potente Yucatan, tu accendi il tablet. Accendo la lavagna? Accendi la lavagna tecnica, cosa mi dici di questo? Beh, guarda, primo per tempo? Kosovo Alpino ho visto un positivo CCV, intanto subiamo in canestro il fallo di Gallea. Subito da Guerci, comunque ho visto un buon CCV. Furlanis, che dopo un inizio un po' rilento è salito tantissimo, è il miglior realizzatore di Kosovo Alpino, uno degli artefici della rimonta di quel 26-26 del secondo quarto. Sull'altra sponda gli ospiti, soprattutto Carlesso, crosato precisissimo con un 80%, e Anthrops che si aspettava un po' sprecone, qualche palla persa, ma anche lui con i suoi 10 punti uno dei protagonisti della partita. È con Costa che è riuscito a rintuzzare il meno 12 con un parziale di 8-0 sul finale del secondo quarto, con un paio di giocate da 3 di CCV, di orgoglio, proprio di Furlanis, potenza. Qualche pallone rubato. Scusami, intanto Pignalosa si è beccato una stoppata da stoppiglia. Quindi 39-46. Jump! Dentro fuori la palla esce, quindi ribalzone di Gugi Furlanis per la nuova azione di attacco Costa. Si allarga, cerca qualcuno libero, riceve in questo momento Guerci nel suo ufficio, quindi scontro, duello fisico con Carlesso, e alza la parabola, arcobaleno di Guerci. Dove osano le aquile, dove osano le aquile. Carlesso l'aveva murato bene. Sì, sì, difesa, niente da dire. Con Di Polso è riuscito a insaccare Guerci, adesso si rinnova, non vuole essere da meno Carlesso, vediamo da che parte si svitta, niente, rinuncia, deve passare Gallea, blocco poi il movimento di Carlesso che adesso perde palla, viene toccata da Pignalosa dietro la schiena del passaggio, servizio per Guerci che subisce il contatto da parte di Stoppiglia. Qui Guerci secondo me ha fatto due o tre cose stupende in difesa, ha messo la museruola a Carlesso che non ha certo il suo stile nello svitarsi, se tamponato a dovere, e poi ha messo anche una pezza sul tiro di Gallea. Per fortuna Costa è stato molto rapido a chiudere a rimbalzo e questo è il risultato. Pallone in attacco, un fallo subito. Quindi arresto di servizio per il capitano del Kosovo Alpino. Rimbalzone, assist, Baroni, il baronetto. Ottimo abbondante, recupera il rimbalzo d'attacco, serve l'assist. Tra l'altro pare che sullo svenimento di Dinca Baroni avesse un alibi. Anthrops da tre e questi tiri non si riescono a marcare, hanno una percentuale altissima, il Bassano si sapeva che aveva un gioco perimetrale di alto livello. 43-49, quindi più 6. Riceve Ali, quasi alle hoop di piazza, niente da fare. E Guerci in agguato dal suo studio sulla seggiola, era seduto comodo, gli è arrivata la palla, figurati come girava le pagine del quotidiano. Il suo 8-16 lo fa tranquillamente, assolutamente. Anthrops pericolosissimo, una mano ottima, quindi Kosovo Alpino sempre meno 4 dopo 2:30 giocati in questo terzo quarto fondamentale per l'esito finale della partita. Niente, Gallea si fa largo, gli arbitri tendono a non fischiare, li avevamo già visti questa coppia di Eze mirata, va a spasso per l'area, Pignalosa, Pignacolada in mezzo all'area. Pignacolada, eccolo di nuovo, come piace a noi. Subisce il fallo, andrà in lunetta, quindi entra Camazzola. Camazzola. Gallea. Correndo, esce il numero 14. Gallea. Che è un 92 e viene dalle giovanili del Bassano, naturalmente. Mentre Gallea, mi dicevi, da Milano viene, giovanili di Milano. Sì, esattamente. Mentre dalla Benetto arriva Dinca, diciamo. Da lui ormai le giovanili è dell'87. Sì, le ha fatte un po' di tempo fa.
quindi sono 46-49. Difficoltà a superare la metà campo, attenzione, peccato. Si gira Carlesso, molto bel fatto. Mette a frutto il vantaggio costruito dalla sua squadra. Bravo Pigliadosa, una parte. Quindi palla sotto, adesso Antrops che deve fronteggiare, si svita. L'imperatore subisce fallo, è il terzo fallo di Antrops che non è molto d'accordo. Di nuovo Antrops. Si è svitato velocemente. Al quarto fallo. Quarto fallo. Me ne ero perso uno. Torna in campo Crosato, che si è svitato bene lungo la linea di fondo e ha tamponato l'imperatore di Costa Volpino, Guerci, che adesso ha la possibilità di accorciare ulteriormente e riportare in scia il Costa Volpino. Meno 4, 51-47, 6-58 ancora da giocare. È stato bravo? Molto bene, molto bene. Preciso. Vedo che perfetto. Tre falli a uno di squadra. Quindi 48-51, meno 3 Costa Volpino. Si riprende a giocare. Su Crosato Baroni. Sfrutta il blocco, si alza Stoppiglia che sporca la sua media che fino ad ora era stata prodigiosa. Con un 3 su 4, 9 punti segnati. E quindi ti agevolo adesso subito, 0 su 1 da 2, 3 su 4 da 3, 3 su 5 i liberi. Direi non male. Pardon, 0 tiri liberi tirati, un 60% complessivo. Ecco, bisogna asciugare il parquet per evitare pericolosi scivolamenti. Costa Volpino che è ritornato in gara grazie a un parziale di 8-0 sul secondo quarto che ha dato morale, sono tornati un po' più carichi i Sebini in campo. Un po' più volitivi. Esce dai blocchi Furlanis, un la po' palla, la palla rimane ferma, un palleggio e si ferma di nuovo. 8 secondi per concludere. Pigliallosa forza l'entrata e viene stoppato. Sai che secondo me non era neanche una brutta scelta, ha intravisto un ritardo nel raddoppio. Qui molto bene, bravissimo. Piazza, si è piazzato come vuol dire. Entrata, resto tiro, easy shot per Piazza da manuale. Da manuale, ha coperto bene, ha recuperato la palla in difesa, è andato, arresto, tiro. E siamo a meno uno, siamo a mezzo canestro. Meno uno, si prende il tiro Carlesso ed è secondo ferro, tocca la palla a Piazza ancora, che va in cielo a recuperare questo pallone. A resta in due tempi. Quindi si alza Guerci dopo i blocchi, si alza anche Baroni, splittano i due, niente da fare, si apre Guerci per il tiro, ribalta per Pignalosa da tre. Si muove la retina! Più due Costa Volpino, time out per Bassano. 53 Costa Volpino, 51 Bassano. Sono molto bene Costa Volpino. È bastato aumentare un po' l'intensità difensiva, recuperare due palloni. Sì, anche la circolazione di attacco comunque è migliorata. Poggio qualche passaggio un po' a memoria, attenzione che è pericoloso, si stanno fidando di Guerci ovunque egli sia. Si alternano bene gli attacchi, una volta dentro per Guerci, una volta per gli esterni, quindi danno anche pochi riferimenti, diciamo, alla difesa di Bassano, assolutamente che sta anche subendo l'assenza di Antrops per quattro falli, forse anche psicologicamente. Carlesso si era presentato alla partita con una tripla, ne ha sbagliata un'altra. Praticamente forse non ci stava, infatti. Carlesso lui dà molto gioco profondo, molto gioco da pitturato. Dinca tra gli ospiti, meglio per noi, ma mi dispiace per lo sport. Dinca non sia il giocatore che ha la palla in mano in questo momento, non si è ancora svegliato in attacco, eppure è uomo da molti punti, da doppia cifra. Ha molti punti nelle mani, ha meno 10-15 punti nelle mani a partita. E per il momento è rimasto ancora un po', diciamo, al palo. Perde la maniglia. C'è sempre lo zampone di Baroni comunque. Adesso lo zampone,
gli arbitri non fiscano molto, devo dire, tollerano abbastanza quelli che sono i contatti. Sì, comunque un arbitraggio tutto sommato più che onesto, due squadre pulitissime, assolutamente corrette, l'ideale, l'ideale per il gioco. Piazza chiama lo schema da metà campo, quindi si alza, passa molto largo Pignalosa, serve Gugli, Fulanis, post basso, riapre per Guerzi, dal suo ufficio spezza il polso il ragionier Guerzi dalla, da manuale, dalla sua scrivania mette a segno questo jump molto facile, viene raddoppiato, show fortissimo di Baroni che recupera sul suo uomo, ecco, viene raddoppiato, viene chiuso da Guerzi, riapre Dinca, per Dinca, l'avevamo appena detto, sì. Ma è giusto, è giusto così, dai, c'è anche lui. Più uno, quindi, Costa Volpino 5-5-5-4, 4 minuti e 30. Chiama da fuori Costa, naturalmente, il prefisso 5-5-5-4. 5-5-5-4, esatto, per chi vuole chiamare. Ecco, Gugli, finta di sopracciglio, ben contenuto la stoppiglia, pallaccia dentro e si perde, viene recuperata da Dinca che avvia questa transizione e viene fischiato il fallo. Costringe a Guerci. Il fallo Guerci. Non so se hai notato, Guerci stava tornando in difesa, già lo sapeva che doveva far fallo. Sì, sullo scarico di Furlanes già lo sapeva che gli toccava far fallo. Tornando in campo Gallea per Camazzola. Stoppiglia. E per Stoppiglia torna in campo Bordigno, che mi sembra che fa la sua prima comparsa in questo match. Quindi Gallea si prende il blocco, c'è il cambio difensivo, adesso se la vede con il baronetto che è Dinca. Gallea forza l'entrata, va a appoggiare la palla, esce, ma ribaccia di Crosato che, peccato, che viene fischiato il fallo, ancora Guerci. Ancora fallo di Guerci, fallo, che pure aveva ben raddoppiato secondo me sulla penetrazione. Quarto fallo anche per lui e quindi va a fare compagnia in panchina all'Antrops. Ma speriamo che Ciciveri entri in campo come ha esordito in questa partita. Ah, Ciciveri ha fatto molto bene, quindi molto molto bene, ha risolto due castagne, ha posto due castagne al fuoco in un momento in cui Costa Volpino aveva il grosso Volpino e rischiava di sprofondare a meno 20. Sì, veramente ha tenuto in partita il Costa Volpino Ciciveri con due giocate ottime, con intensità, con rimbalzi anche in difesa positivo. Guerci avrà tempo di rimpolpare ancora il suo bottino. Quindi sbaglia il canestro del pareggio Crosato, si può rifare con questo secondo tiro libero, sbaglia anche il secondo. Si alzano i fischi del pubblico e sbaglia anche il secondo, come tu hai detto. Bordignon su Piazza, attenzione, attenzione perché Piazza potrebbe decidere. Blocco, si apre bene il baronetto che Piazza in scioltezza, d'altronde lui ha studiato da Guerci. Va da sé. Viene trovato con semplicità disarmante sul pick and roll, difesa aggressiva. Quindi è di Bassano, punita immediatamente. Vediamo Gallea, passata di palla, viene servito sotto Crosato, vediamo come se la vede con Ciccive. È pronto il raddoppio di Furlanis, backdoor. Cosa backdoor combina numero Piazza 10, qui sul lato debole. Bordignon non ha preso il numero di targa e gli è andato via. Perde completamente il giocatore, peccato. Ottima la difesa sul peccato lato forte, la difesa era forte veramente. È arrivato il taglio backdoor dal lato debole, qui c'è una bella spinta. Dinca è concesso ogni contatto e finalmente al terzo contatto viene fischiato il fallo. E qui Scutiero però secondo me ha aspettato troppo, rischiava di non guadagnarsi questo fallo, poteva benissimo far respirare la squadra in attacco. Dinca che ha steso Baroni. Quindi Costa Volpino in questo momento sempre più 1, 57-56 quando sono 2-57 al termine del terzo quarto. 4-3 i falli. 4-3 falli per Costa Volpino naturalmente, che dal prossimo fallo entrerà in bonus malus. Rimessa l'attacco per Costa Volpino, decisamente un'altra Costa Volpino in questo terzo quarto, molto più aggressiva su tutte le palle.
riceve Piazza, ancora forza all'entrata, si difficile, cerca di appoggiare il rimbalzo di Furlanis. Nuova azione di attacco, 22 secondi nuovi di Zecca. Blocco di CCV si apre, viene servito, linea di fondo, serve Furlanis che perde la palla, fa quello che non bisogna mai fare, buttare la palla e non sapere a chi darla. Lasciala uscire. Subisce il fallo da parte di Baroni, numero 10. Bordignon comincia con 4 punti e un fallo subito. Bordignon inizia a friggere qua, dopo il quarto punto. La Bordignon potrebbe risultare indigesta ai ragazzi di Costa, sorpasso più uno e tiro libero. Sono gli ultimi 4 punti li ha segnati lui, adesso ha la possibilità di questo gioco da 3. Su un penetro e scarica di CCV, che era l'azione fotocopia del pick and roll giocato con Piazza da Baroni. Un bel tiro dalla media, ci poteva stare. Vediamo. Quindi Piazza. 57 contro Volpino, 59, ritornato, ha messo la testa avanti Bassano. Quindi Scutiero riceve, viene ridata la palla a Piazza di nuovo, esce dal lato opposto Scutiero, ma viene raddoppiato, deve tornare sui suoi passi, blocco di numero 7, scarico per Furlanis, prende questa tripla che va fuori, ma ci sono dei contatti proibiti a dire poco su questo air ball di Furlanis. Accidenti, non ci siamo abituati a questo. Baroni e Gallè hanno qualcosa da dirsi, lasciano che i gomiti parlino. Vediamo ancora Bordignon in possesso di palla, si fuma Piazza, scarica per Crosato che si prende la tripla, primo Portone. Ferro rimbalzo lunghissimo qui un e fallo. Viene fischiato al fallo a Piazza, fischiato a Piazza, ma sul generoso intervento il rimbalzo diciamo da metà campo di sì, perché Piazza era davanti alla palla, quindi è abbastanza paradossale questa fischiata. Sì, ribadisco, sul continente non li fischiano questi falli. Infatti non lo so. Invece a Porto Torres è un fischio isolato, è un fischio isolano. Bravo, l'hai detta bene. Quindi Crosato in lunetta riporta a più 3. Sì, Bassano torna a crederci, riprende 3 punti di margine. Torna a più 3, sbaglia. Niente. Un altro rimbalzo. Disattenzione di Costa Volpino che concede questo nuovo attacco per il Bassano. 57-60, 1:36 al termine, 13 secondi per questa azione di attacco. Adesso fatica molto anche Bassano a trovare linee di passaggio pulite, forza l'entrata Dinca che si fuma. Dinca velocissimo a cambiare mano, entra di sinistro. Sapevamo che era un attaccante e molto prima valido. Poi doveva sbloccarsi, adesso lo ha fatto, ha puntato Scutiero e via. Brutto passaggio, era stato anticipato bene Furlanis, ma riesce a recuperare la palla, ribalta per Piazza che spara la tripla, niente, ferro lungo, la palla danza sulle mani tra Cicive e Callesso. Palla pasticciata data alla difesa, niente. Time out. Cece Coccia ci vuole parlare sopra ovviamente. Sì, si rischia di perdere il contatto, meno 5, 6-2, 5-7, 1 minuto e 3 secondi. Peccato perché era un quarto comunque che stava andando, era cominciato sotto i buoni auspici. Bassano piano piano, secondo me ha fatto valere il tonnellaggio in difesa. Ho visto diversi giocatori di Costa Volpino sdraiati. Ha perso un po' di smalto l'azione in attacco di Costa Volpino, 2 palle perse banalmente. Sì, secondo me è pesato molto l'uscita di Guerci che ha dovuto fare 2 falli in recupero per una cattiva gestione della palla in attacco, soprattutto il suo terzo. Il quarto era in aiuto, io sinceramente da qua non ho visto tra l'altro un'azione fallosa, pensavo dopo il fischio che fosse quello che viene pescato nel calcio, un fallo di confusione perché c'era un grappolo di uomini. Sì, è stato fischiato a lui. Non dico che non ci fosse, ecco, era più evidente forse al limite l'intervento di Pignalosa, che tra l'altro ha stoppato in maniera pulita, ma di Guerci proprio no. Comunque gli arbitri erano lì vicini e hanno giudicato fallosamente l'azione. Quindi di nuovo pressione sulla palla, sulla rimessa di Bassano, 57-62 per il Bassano. E il risultato in questo terzo quarto. Sì, Costa Volpino vuole costringere Bassano a giocarla in fretta e poco ragionata. Ui, infatti, brutto, infatti riesce. Adesso c'è la possibilità di questa transizione contro piede primario. Si va a schiantare, fallo in attacco.
a Furlanis sul recupero. Questo è un fischio del numero 14. Furlanis, sfondamento su una bella azione di contropiede da parte di Costa Volpino. Sai cos'è forse? Gallea è rimasto proprio, ha opposto il petto, e Furlanis probabilmente nel ricevere la palla ha toccato con la palla l'avversario. Credo che l'arbitro abbia fischiato sfondamento per questo motivo, come se avesse spinto l'avversario col pallone. Dato viceversa, di fatto, veramente io non avrei mai ricostruito così l'azione fallosa, avrei dato piuttosto fallo a Furlanis. Sì, può essere. Fatto sta che l'arbitro è stato il fallo è stato fischiato e quindi il punteggio è 57-62. Viene vanificato il lavoro per recuperare il pallone, ancora pressione, viene servito il numero 10 che riapre il gioco, viene attaccato da Scutiero. Gallea in possesso di palla, viene raddoppiato. Ormai direi che la palla l'ha persa abbondantemente. 5 secondi. D'altronde, se fermi palleggio nell'angolino della linea di metà campo, sei muerto. Hai due difensori aggiunti, che sono le due linee. Sei muerto che cammina. Di metà campo e la linea laterale, naturalmente. E Scutiere e Furlanis ben lo sapevano, hanno atteso che l'arbitro fischiasse diligentemente senza rischiare i falli. Cicivè contro Carlesso, si apre, passa, resto tiro, no niente, va passa. A appoggiare il sinistro, qui rischia l'infrazione di passi. Sì, comunque, è un movimento abbastanza naturale, però sì, ha una sua eleganza, una sua eleganza che deve avere rapito l'arbitro con calma assolutamente sempre. Quindi si gira il numero 12, subisce fallo, non segna. Crosetta al numero 12, Crosato, così mi sembra che lo chiamino in quel di Bassano. Croce, penso, per le difese. Sì, credo anch'io. O Croce Delizia, a seconda dei rendimenti che ha. Sì, mi ricordo quando si prendevano le statistiche a mano. Cerchietto voleva dire una cosa e Croce un'altra. Non mi sembra il suo caso, viene recuperata la palla da piazza, ma supera la pressione di Crosato, va al tiro sulla sirena. Non è buono. Piazza. 59, Costa Volpino 63. Bassano si conclude il terzo quarto.